Nel cammino verso la croce Gesù non era circondato soltanto da gente che lo derideva o gente che lo oltraggiava, ma anche da amici. E c'erano delle donne che gli stavano vicino, che lo accompagnavano. E tra queste donne una si fece coraggio e gli andò incontro e con un lino gli asciugò il volto. Da quel momento si chiama la Veronica. E Dio in quel momento volle che il volto di Gesù fosse impresso in quel lino con cui asciugò il volto al suo figlio. Cosa facevano queste donne? Oh, niente di oggettivamente rilevante, erano accanto a Cristo, vicino a Cristo, lo incoraggiavano a portare la croce. Ma un'altra persona diventata famosa gli diede una mano a portare la croce, il Cireneo. Aiutò il Signore a portare la croce verso il Calvario. Cari amici, tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà una mano a portare la croce. Quanti sono i nostri Cirenei che ci hanno aiutato durante la vita ad andare avanti? Ma anche noi siamo invitati ad essere Cireneo per tutti coloro che portano la croce. E oggi proprio guardiamoci incontro e vediamo dove sono le croci più pesanti, magari tra i nostri amici, tra i nostri familiari, per poter dargli una mano a portare la croce. Quello è il mio prossimo, colui a cui, che aiuto a portare la croce, ed è lui che mi rende prossimo, proprio come il buon samaritano. Buona ricerca di persone che aiutare a portare la croce. Buona giornata.